Inizia in questo istante la gara tra Sierke Messina ed Ecosystem Lamezia, il pallone subito in avanti, il tocco ed il gol di Nuno Barbosa dopo appena pochi 8 secondi, 19:52, 8 secondi come la volta scorsa col numero 11 Esposito. Barbosa va alla conclusione, mette per il liberissimo, formazione della Metina, l'imbucata per Deodato, la conclusione imbucata per Caffarelli, l'uscita di Parisi, un compagno con la vita, il suo tiro debole, si accentra Coco, va alla battuta, passaggio in avanti per Caffarelli al volo per Deodato, Deodato la sua conclusione che però viene fermato. Barbosa, poi scambia con un compagno, il lancio in avanti, c'è stata buona opportunità, Lovecchio, mentre ora c'è la conclusione, Barbosa che ha scambiato con Regner a mettere il pallone del 2-0 e quindi raddoppia ancora Barbosa, seconda rete per la formazione lametina, palla messa in mezzo, il tocco, la zona di casa. Lo scambio, ora De Masi, la conclusione, batte Mantuano, mette in mezzo, per poco la palla toccata da un difensore non finiva in porta. De Masi, imbucata per Regner, l'uscita del portiere, finisce qua il primo tempo tra SIAC Messina ed Ecosystem Lamezia Soccer, 2-0 il punteggio per la formazione lametina. Squadra in campo per riprendere a giocare, cerca l'imbucata per Patamia, Patamia e la palla toccata da Parisi. Il lancio per Esposito e poi la conclusione al volo, il passaggio per Patamia, ci ha provato Parisi a non farsi sorprendere, ora l'uscita di Zerbo, il rilancio subito lungo per Patamia solo davanti al portiere e Patamia, terza rete per la formazione lametina, 18:51 sul cronometro, Patamia porta a 3 le reti della formazione lametina. Patamia se ne va in velocità ma viene fermato da Esposito, la conclusione, c'è stato il palo, Deodato, De Masi, De Masi sulla fascia e vede l'avversario dal centro per Deodato, il pallonetto del capitano lametino per il 4-0 a 14:29, 4-0 per la formazione lametina. Deodato ha messo in rete la quarta rete orange, va a chiudere De Sensi su quella fascia, però recupera ancora la palla la SIAC, ha tentato il pallonetto, ancora formazione lametina che gestisce il pallone, sbagliato il passaggio per Coco Regner, poi c'è stato il tiro di punti. De Masi si accentra, De Masi la conclusione, Mantuano lanciato sulla fascia, mette dall'altra parte per Deodato, Deodato, Deodato in velocità, va alla conclusione, la palla che taglia tutta l'area e finisce out dall'altra parte, e dall'altra parte un compagno che era da Leo, c'è un colpo di tacco, si inserisce Patamia, il passaggio di Barbosa per Patamia che arriva davanti al portiere, Lovecchio sulla fascia mette al centro, Deodato, Mantuano, Deodato, l'inserimento di Barbosa davanti al portiere per Esposito, il colpo di tacco dietro per Aricò, la sua conclusione, Gigliotti l'ha scambiato con Barbosa, ora Regner la conclusione, potente la conclusione verso Gigliotti, fermato da Colavita, Colavita si gira, la conclusione, la bella parata di Zerbo, intercetta il passaggio in avanti Regner che apre per Barbosa, Regner a portavuoto sul tocco di Nuno Barbosa e Coco Regner
va in rete a 2.38 al termine della gara. Quinta rete per la formazione della Metina, dunque 5-0. Prova a fermare De Masi, se ne va De Masi, se ne va De Masi, la sua conclusione. Battuto Caffarelli per De Masi, perdeva dal centro De Masi e colpisce il palo De Masi. De Sensi ferma questa azione e poi la conclusione dalla distanza. Deodato ancora De Masi con la vita, palla in avanti, la conclusione, la parata di Zerbo. E finisce qua la gara 5-0 per la formazione dell'ecosistema Lamezia sulla SIAC Messina. Tre punti importanti, i tre punti sono uguali in tutte le partite, non c'è una partita dove valgono doppio, valgono triplo, quindi era importante vincere, abbiamo fatto una bella rotazione, avevamo qualche assenza, e abbiamo fatto esordire qualche ragazzo, e abbiamo gestito chi non stava benissimo, e bene così. Manca praticamente l'ultima partita per chiudere questo 2021, nonostante tutto una grande annata. Sì, la grande annata te la dico dopo Mascalucia. Mascalucia è una squadra che rispetto molto, che conosciamo, che è amica, è una squadra con fatta in particolare di gente del posto, ragazzi che giocano da tanti anni insieme, è una squadra che rispettiamo molto. Siamo contenti di questo inizio stagione, ma chiaramente purtroppo non serve a niente se non la porti alla fine. Ricordiamo che dopo Mascalucia poi ci sarà quasi un mese prima di riprendere a giocare, quindi ci sarà modo di sistemare le cose, di recuperare anche qualcuno. Sì, qualcuno non è in condizione ottimale, ha avuto qualche infortunio, c'è chi si sta riprendendo a poco a poco da qualche prestazione opaca, e c'è chi ha bisogno di riprendere la retta via, perché è evidente che un attimino ha abbassato la guardia. Onestamente, secondo me, facendo così se ne vincono poche partite. Oggi ci è andata bene, abbiamo alternato un po' di situazioni buone a alcune situazioni da no comment, però ti ripeto, queste sono le partite più, secondo me, più difficile a livello mentale, perché parte un testa coda, sono sempre così. Loro sono un'ottima squadra, puntano molto sui giovani, quasi tutto sui giovani, sono giovani interessanti, l'abbiamo detto, sono veloci, sono zecche, fra virgolette, in senso buono, e ti potevano mettere in difficoltà. Noi l'abbiamo indirizzata subito al primo, secondo forse, non lo so, non ho avuto il piacere di vedere il gol perché stavo parlando con un ragazzo. Va bene così, ci portiamo questi tre punti e andiamo con la testa già a Mascalucia, che è una sfida molto 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 importante.